pump is my transport. Vedendo il cedro del Libano potrete pensare che siamo fuori dall'Italia. In realtà siamo in Piemonte, a Tortona, in provincia di Alessandria, per festeggiare una persona speciale. Ma questa persona speciale ci fa battere il cuore perché? Perché è vivo due volte. 20 anni fa aveva un problema al rene, la mamma si è privata del rene e l'ha fatto rivivere. Quindi oggi è una festa speciale che ci ricorda le mamme. Ma non cade foglia che Dio non voglia e la Madonna ci segue sempre insieme al cuore della mamma di Maurizio, che oggi appunto fa 60 anni. 60 anni anagraficamente, ma ne dimostra 40. Sì. Però un anno fa, quando ci siamo conosciuti, ne dimostrava 80, perché per venirci incontro a salutarci per la prima volta si reggeva su due stampelle. Ebbi il coraggio, la follia spesso capita per un'intuizione, di dire: senti, io con le stampelle non ti voglio vedere, ce l'hai un letto, ti tratto e butti via le stampelle. Ridevano tutti perché pensavano a uno scherzo. L'ho trattato con queste mani e credo che la Madonna si possa servire per fare i miracoli di chiunque, anche delle mani di un peccatore, e poi spiego perché. E buttate le stampelle, da un anno a questa parte mi sembra che va molto meglio. Senza molto stampelle meglio. Si cammina, si salgono le scale, si scendono, si salta. Quindi ecco, ma perché ci segue la Madonna? Per il video. Ci segue la Madonna prima di tutto perché qui c'è una dottoressa che gli ha fatto il trapianto 20 anni fa e lo segue ancora per altri 200 anni, immagino. Sì, almeno 200 anni. E ci segue la Madonna perché è venuto a farsi trattare a Roma e ha incontrato nel mio studio il vescovo di Loreto, Monsignor, Sua Eccellenza Monsignor Dalcin, mi pare Fabio Dalcin, sì, Fabio Dalcin, il quale ha portato la benedizione della Madonna di Loreto. Siamo venuti qua per il suo compleanno e la Madonna ha fatto un altro miracolo, un altro regalo, perché non solo ha benedetto il festeggiato, ma anche benedetto me, perché mi ha fatto incontrare Don Sesto Falchetti, che stava un po' squilibrato di equilibrio, così io l'ho rimesso in sesto, proprio perché si chiama Don Sesto. Don Sesto è un mio compagno di medie, eravamo in collegio a Fano, in provincia di Pesaro, e abbiamo fatto il ginnasio a Sassello, in provincia di Alessandria. No, di Savona. In provincia di Savona. E gli esami li abbiamo fatti ad Acqui Terme, gli esami di ammissione. Ora c'era Don Antonio Pilotto, il mio professore di francese, che dava dei consigli agli studenti che volevano scegliere il sacerdozio oppure la vita normale. A me mi disse: Pulcini, è meglio un bravo padre di famiglia piuttosto che un cattivo prete. Lui non sapeva niente, io me lo ricordo come ieri, mi guardò e mi disse: Pulcini, non ci chiamavamo per nome ma per cognome. Pulcini, io diventerò prete, ma tu diventerai un personaggio famoso. Avevamo 14-15 anni, non me lo sono mai dimenticato. Lui è diventato prete, io diventerò un personaggio famoso, perché il prete non può dire le bugie. No, assolutamente. Eccolo, e questa è mia moglie Elena. Lei è la dottoressa Maria Rosaria e lei è la fortunata del fortunato, moglie Michela di Maurizio. Ho voluto fare questa presentazione perché il cuore mi dice: è bello volersi bene e la salute viene a tutte le persone che guardano in positivo il futuro e non si scoraggiano in nessun modo. Però un saluto lo voglio, una benedizione ovviamente da Don Sesto Falchetti. Devi dire due parole proprio per questa circostanza, per benedire questi 200 anni che restano a Maurizio, che dovrà la moglie lo dovrà sopportare per tutto questo tempo. No, ma perché sopportare? Dovrà amare per tutto questo tempo. Sì, assolutamente. Allora è leggera la cosa, non è in salita, è una cosa fattibile. È un po' duro amare, mentre invece è una cosa molto bella. E adesso l'augurio lo fa Michela al marito, a tutti noi, per la giornata. Hanno grazie organizzato una festa. Grazie a tutti quanti di essere venuti, di essere qui con noi e con Maurizio. Io ringrazio tutti voi, grazie. Perché è stata una giornata splendida oggi, baciata anche dal sole. E siamo tutti insieme, tutti in salute, e ci godiamo insieme questa splendida giornata in compagnia, in gioia e per stare insieme
in allegria. Grazie. Grazie. Un applauso grande. Grazie, buona festa, buon anno. Grazie. Grazie.